Stalking, 50enne arrestato dai carabinieri di Caltanissetta. Concorsi al comune, ricorsi di due candidati al Tribunale Amministrativo Regionale. Eletto il capitano della Real Maestranza e Giuseppe Mangione degli Idraulici. La lotta al randagismo inizia da te, parla l'assessore Cettina Andaloro. Calcio Serie D, il Canicattì si impone al Mazzola di San Cataldo. Eccellenza, prima vittoria della Nissa contro la Parmonval al Palmintelli. L'accusa è di avere perseguitato ripetutamente la ex compagna, non avendo accettato la fine della loro storia. Ed è infatti per il reato di stalking che un nisseno di 50 anni è stato arrestato su disposizione del GIP Gigi Omar Modica e condotto in carcere dai carabinieri di Caltanissetta. Secondo l'accusa, l'indagato aveva contattato la ex ripetutamente via telefono e attraverso messaggi, non lesinando però insulti anche a sfondo sessuale, minacciando di bruciarle l'auto e anche di ucciderla con l'acido. Lo scorso 11 settembre l'indagato aveva pure detto al padre di voler uccidere la donna e poi era uscito di casa armato di un coltello. In un paio di occasioni, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo si era presentato sotto casa della donna e anche della madre di quest'ultima, rivolgendo sempre minacce all'ex fidanzata. Una situazione che è stata denunciata dalla persona offesa ai carabinieri, i quali hanno subito avviato le indagini coordinate dalla procura nissena, che ha chiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare. Ora si attende che l'indagato, difeso dall'avvocato Pietro Pistone, venga interrogato dal GIP Modica. Due candidati hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sugli esiti dei concorsi per l'assunzione di personale per ruoli vari al Comune di Caltanissetta. Una situazione che al momento può bloccare l'iter del reclutamento di 38 unità di personale, nonostante le prove si siano ormai definitivamente concluse e le graduatorie siano state già pubblicate. Presentando i ricorsi, infatti, viene chiesta anche la sospensione dei provvedimenti riguardanti appunto le assunzioni, in attesa che il TAR faccia le proprie valutazioni ed emetta un provvedimento di accoglimento o rigetto. Da parte sua, il Comune ha presentato opposizione ai due ricorsi. Già in precedenza, la GGL Funzione Pubblica aveva sollevato dubbi su alcuni particolari della procedura di concorso in merito alla soglia di sbarramento che non era stata inserita nel bando. Abbiamo contattato il Comune per approfondire la notizia, ma non abbiamo ricevuto risposta e restiamo a disposizione qualora l'ente voglia intervenire. Sarà Giuseppe Mangione il nuovo capitano della Real Maestranza. Appartenente alla categoria dei lattonieri idraulici, Mangione è stato eletto all'unanimità da tutta la categoria nelle votazioni che si sono tenute nella parrocchia Regina Pacis, nella benedizione del parroco nonché guida spirituale della categoria Don Enzo Genova. Le altre cariche che sosterranno il capitano sono lo scudiero Aldo Bellomo, l'alfiere maggiore Francesco Mulè, il portabandiera storico Domenico Cardillo, il portabandiera Marcello Melfa e l'alabardiere Vincenzo Milazzo. Nella serata dell'acclamazione erano presenti il presidente della categoria lattonieri idraulici Angelo Palermo, il presidente dell'associazione Real Maestranza Giuseppe Tumminelli e il gran cerimoniere Gianni Taibbi. Sarà una bella esperienza, io lo auguro di fare una buona figura e quindi sono grato di fare il capitano. La famiglia è contentissima, anche perché ho due figli meravigliosi che mi collaborano e quindi sono contenti loro. Io spero che i ragazzi facciano una buona cosa e si va avanti con la Real Maestranza. Speriamo che i giovani si mettano pure vicini a noi. Sono felice per la sua proclamazione, anche perché ha da sempre fatto parte della categoria degli idraulici e io l'ho sempre appoggiato nella categoria e anche nel lavoro. Nella nostra categoria ci mettiamo sempre d'accordo un po' tutti come una famiglia, e questo perché vogliamo che sia una categoria unita.
E siamo arrivati a una conclusione guardando i requisiti di ogni singola persona, roba varia, e siamo riusciti ad avere un capitano e tutte le cariche capitanali con l'accordo di tutti. E la sensazione è qualcosa di molto bello, perché stiamo facendo un cammino, ci stiamo sforzando di camminare insieme proprio per fare una esperienza fondamentalmente di comunione all'interno della Chiesa. E quindi la sensazione è di un qualcosa di bello che deve venire fuori, e anche perché l'aria che si respira all'interno della categoria è molto bella, è un grande spirito di solidarietà, un grande spirito di comunione. La lotta al randagismo inizia da te è la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune di Caltanissetta contro il fenomeno che vede sul territorio l'abbandono indiscriminato di cani. Per sensibilizzare la cittadinanza, in concomitanza con la Fiera di San Michele, è stato creato uno stand proposto per fornire tutte le informazioni utili. L'obiettivo che ci siamo proposti è quello di informare più persone possibile sulla piaga che ancora c'è a Caltanissetta sul randagismo. Abbiamo cercato di sensibilizzare soprattutto i bambini, perché è da loro che deve nascere il cambiamento. I bambini sono molto curiosi, ci chiedono, sono tantissimi che ci chiedono cosa facciamo, che cosa vogliamo fare con i cani, se li prendiamo. E in effetti qua ne abbiamo trovati tantissimi anche in giro, cani vaganti, che con la nuova legge che è uscita quest'estate andranno a aumentare il numero dei cani in canile. Il randagismo nasce proprio da questa cattiva abitudine che hanno le persone di non sterilizzare, non tenerseli, abbandonarli, farli accoppiare. È una piaga che bisogna assolutamente smontare. Il fenomeno del randagismo è la cultura dell'animale, del cane come animale, diciamo, d'affezione, animale domestico, eccetera. Il pet, il famoso pet, ancora non è molto forte da noi. E quindi, diciamo, c'è un po' di indifferenza, manca l'empatia nei confronti di queste povere creature che soffrono davvero la fame, la sete, il freddo, il caldo, e quindi magari muoiono per strada tra atroci dolori. E purtroppo questo le persone non lo capiscono. Noi abbiamo cercato di spiegare un pochino come contrastare questo fenomeno, da dove parte. Semplicemente meraviglioso quando poi vediamo i piccoli che salviamo dalle strade partire al nord, dove trovano le famiglie, quindi dove poter trovare la giusta serenità per il cane. Sterilizzare il proprio cane, non abbandonarlo, adottare dal canile sono solo alcune delle azioni utili, e poi c'è anche un numero dedicato, lo 0934 74430, per le informazioni. Si alternano le diverse forme d'arte in città, lavorando in sinergia con altre realtà siciliane, enti, fondazioni, coinvolgendo gli stessi cittadini, artisti e non solo, dalle mostre alla musica, dagli incontri alla poesia. I giorni di questa forzata clausura si offrono maestri al comprendonio duro di solito nelle nostre teste. Come sempre, alla libera coscienza il discrimine tra vita e schiavitù. All'interno del Festival Miniera Sonde d'Arte si prevedono ancora diversi appuntamenti fino al 9 ottobre nel capoluogo nisseno, ma preannuncia l'organizzazione di ulteriori eventi anche nei prossimi mesi l'assessore alla cultura del comune nisseno, Marcella Natale. L'idea di questo progetto è proprio quella di creare una sinergia con la Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso e la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto. E naturalmente, diciamo, considerando la centralità della posizione di Caltanissetta, che è sede del Parco Letterario Rosso di San Secondo, quindi partendo da questi tre grandissimi scrittori ci si vuole aprire per ascoltare voci che provengono dall'esterno, quindi da altri luoghi della Sicilia, da altri luoghi d'Italia. E poi, ecco, vorrei aggiungere anche che questo festival continuerà durante l'anno con diversi appuntamenti
che saranno appunto o di letteratura o di musica o di teatro, però cercheranno sempre di sondare, di scavare dentro gli argomenti, proprio come si fa quando si scende in miniera. La San Cataldese incappa nella seconda sconfitta di fila tra le mura amiche. Stavolta a portare via i tre punti dal Valentino Mazzola e il Canicattì. In precedenza è stato il Sant'Agata ad imporsi a San Cataldo. Contro gli agrigentini, i Verde Amaranto sono apparsi nettamente in difficoltà, evidenziando una preoccupante involuzione di gioco e idee, soprattutto nella ripresa. Biancorossi in gol al 48esimo con Raimondi, una rete che galvanizza il Canicattì, abile a trovare poco dopo la via del raddoppio con Scalisi, che spegne definitivamente l'azione della San Cataldese, protagonista di una prova lontana dalla bella vittoria di Cittanova, ottenuta nel turno infrasettimanale. Al triplice fischio finale, l'esultanza dei canicattinesi a tre punti dalla vetta. Avevamo studiato gli avversari bene, quindi faccio i complimenti al mio staff, al mio manager Alice, al mio mister in seconda, quindi siamo stati bravi lì a sfruttare determinate cose. Cresciamo partita dopo partita, però come ho detto prima dobbiamo sempre lavorare con questa umiltà, dobbiamo avere coraggio sì, però dobbiamo lavorare sempre con questa determinazione, con questa voglia, e questi ragazzi si stanno impegnando al massimo. I risultati della terza giornata del girone I di Serie D. Acireale Lamezia 1-2, Licata Catania 1-2, Santa Maria Sant'Agata 0-3, Ragusa Locri 1-3, Real Aversa Cittanova 1-1, San Luca Mariglianese 1-1, San Cataldese Canicattì 0-2, Vibonese Castrovillari 1-1, Trapani Paternò il 26 ottobre. La classifica: Catania e Lamezia 9 punti, Real Aversa e Vibonese 7, Locri, Sant'Agata e Canicattì 6, Castrovillari 4, Paternò, Ragusa, San Cataldese 3, Cittanova, Mariglianese 2, Trapani, San Luca e Acireale 1, Licata e Santa Maria 0. La Nissa vince contro una Parmonval decimata da squalifiche e infortuni al Palmintelli. Risultato finale 4-0 e la squadra di casa avrebbe potuto mettere a segno il quinto gol, opportunità sciupata nel finale su penalty. Esordio positivo per l'allenatore Davide Boncore, giunto a Caltanissetta pochi giorni fa, dopo l'esonero di Alessandro Settineri. Bastano 7 minuti ai biancoscudati per passare in vantaggio e Azzara superare l'estremo difensore ospite lanciato da Ortiz. Fragile la resistenza degli ospiti al secondo affondo della Nissa, che al 14esimo raddoppia con Koulibaly. Nella ripresa, al quinto, i giovani della Parmonval subiscono il terzo gol, siglato da Azzara, autore di una doppietta. Alla mezz'ora il poker è servito da Morales, che fissa il punteggio sul 4-0. A 10 minuti dal 90esimo, calcio di rigore per la Nissa. Ortiz dagli 11 metri non supera il portiere palermitano. A fine gara, aria di grande festa tra i nisseni per il primo acuto. I risultati del girone A di eccellenza. Casteldaccia Acragas 1-1, Don Carlo Gela 2-2, Enna Cus Palermo 3-1, Leonfortese Mazzarese 0-1, Mazzara Profavara 2-1, Nissa Parmonval 4-0, Resuttana Castellammare 1-3, Sciacca Oratorio Marineo 3-1. La classifica: Sciacca 12 punti, Acragas ed Enna 10, Don Carlo e Mazzarese 8. Casteldaccia e Mazzara 7, Cus Palermo e Profavara 6, Nissa e Parmonval 4, Castellammare 3, Oratorio Marineo 2, Leonfortese e Gela 1,
Resuttana 0. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo, situazione per la giornata di lunedì, quando l'anticiclone metterà i suoi massimi proprio sull'Europa centrale. Un fronte freddo però dal nord Europa lambirà i Balcani con parziali effetti anche al sud. Andiamo al dettaglio e possiamo notare come la giornata sarà bella su tutto il nord Italia ed il medio Tirreno, mentre variabilità e locali piovaschi pomeridiani sul basso Adriatico e basso Tirreno. Possiamo notare difatti come sull'Italia ci sarà un po' di variabilità dalle Marche fin verso la Puglia ed il basso Tirreno tra il pomeriggio e la prima serata. Saranno sporadici piovaschi, sole invece su Sardegna, medio Tirreno al nord. Tra l'altro Roma, Firenze potrebbero toccare valori estivi fino a 27 gradi. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebimeteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, Scarantino, via Paolo Emiliani Giudici, servizio notturno, Croce Verde, viale della Regione,